Logos Web Radio. Ciao a tutti dalla Logos Web Radio. Siamo giunti ad un nuovo appuntamento con Scrusciu, Disturba il Silenzio, come di consueto per raccontare di mafia e delle personalità che si oppongono a questo fenomeno. La Chiesa ha combattuto aspramente la criminalità organizzata oppure è stata inerme e silenziosa di fronte a questi sodalizi? Ne abbiamo parlato oggi con Isaia Sales, docente di storia delle criminalità organizzate presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli ed autore di diversi libri su questo argomento. Per iniziare, abbiamo chiesto al nostro ospite come si innesta il ruolo della Chiesa nell'affrontare la criminalità organizzata ed in questo caso i fenomeni mafiosi. Noi parliamo di quattro organizzazioni mafiose in Italia meridionale, in quattro regioni che sono considerate le più legate alla Chiesa cattolica, quindi se le mafie si sono insediate laddove è più forte il sentimento religioso, credo che la Chiesa debba riflettere come istituzione, ma soprattutto come comunità morale, cioè che cosa hanno appreso gli abitanti di queste quattro regioni dalla Chiesa? Hanno appreso che bisogna combattere i mafiosi, che bisogna contrastarli, che bisogna isolarli? Non pare che la Chiesa abbia dato questo messaggio. Negli ultimi anni certo qualcosa è cambiato, ma se dovessimo dire sul piano storico perché la mafia ha un successo così forte che dura da quasi due secoli, dovremmo dire che oltre alle responsabilità politiche, oltre alle responsabilità istituzionali, ci sono responsabilità delle grandi agenzie di formazione del senso comune, cioè delle grandi agenzie morali. La Chiesa è una grande agenzia di formazione, una grande comunità morale, non ha fatto fino in fondo il suo dovere di isolare i mafiosi e di farli considerare le delinquenze della collettività. Da Don Puglisi fino a Don Ciotti sono stati tanti i sacerdoti che hanno contrastato e contrastano tuttora le mafie nei propri territori d'origine. Abbiamo dunque chiesto ad Isaia Sales come si comportano le istituzioni ecclesiastiche di fronte a questi esempi di lotta alla criminalità, se li lasciano abbandonati a se stessi oppure cercano di fare cerchio attorno a loro. Io penso che ci sono due chiese, la parte della Chiesa che combatte la mafia è una minoranza, è fatta di pochi preti. Noi se vogliamo raggiungere dei grandissimi risultati nella lotta alla mafia bisogna raggiungere un isolamento totale dei mafiosi. L'isolamento totale dei mafiosi avviene se la collettività cattolica, che è fatta di credenti, di fedeli, di preti, di gerarchie, tutta insieme decide di fare la lotta alla mafia. Se la lotta alla mafia la fanno solo delle minoranze, sono importanti queste minoranze, danno coraggio, ma non sono in grado di sradicare il fenomeno. Il fenomeno è così complesso e così radicato che c'è bisogno dell'impegno di tutta la Chiesa, anche con atti coraggiosi, perché finora non è stata fatta la scomunica ai mafiosi. Io penso che se 100 anni fa fosse stata fatta la scomunica ai mafiosi, se fosse stata fatta 50 anni fa, noi oggi non saremmo in queste condizioni. Perché è importante che di fronte alla collettività dei credenti i mafiosi, ripeto, siano isolati, siano considerati delinquenti. La Chiesa non ci ha aiutato nel corso della storia a isolarli, a farli considerare dei semplici delinquenti. E quindi se vogliamo fare fino in fondo la lotta alla mafia c'è bisogno della Chiesa in tutte le sue rappresentazioni, in tutti i suoi membri, che siano laici, che siano preti, che siano gerarchie, che siano vescovi, che siano papi, anche con prese di posizione quotidiane, non una volta ogni tanto. Durante la conferenza sono state elencate varie manifestazioni religiose fortemente condizionate dalle mafie, come la festa dei Gigli a Barra in Campania, la Madonna di Polsi in Calabria, oppure la festa di San Giuseppe in Sicilia. Abbiamo cercato di capire con lo scrittore e docente fino a quando queste celebrazioni verranno accostate alle organizzazioni mafiose. La religiosità per i mafiosi è molto importante. Ripeto, loro serve per non sentirsi in colpa per i delitti che fanno e soprattutto per avere la rispettabilità sociale. Perciò puntano ad organizzare le feste religiose, perché in quel modo si sentono parte importante di una collettività. Ecco, è normale che le statue dei santi siano sulle spalle di assassini? Come mai la Chiesa non si è mai posto questo problema? Ora, non si tratta di impedire alcune feste che fanno parte della tradizione popolare, ma si potrebbe almeno ottenere che le statue dei santi non siano trasportate sulle spalle di assassini. Questo la Chiesa avrebbe potuto farlo, avrebbe sicuramente comportato qualche atto di coraggio che molti preti pavidi non hanno fatto,
poteva significare per qualche anno non tenere delle feste che sono controllate dai mafiosi, però avrebbe dato un altro significato al ruolo della Chiesa, perché l'Andrangheta deve andare alla Madonna di Polsi per fare le sue elezioni per il capo mafia? Non si sa da 150 anni, perché non lo si è impedito? Perché non si è impedito al santuario di Montevergine o al santuario della Madonna dell'Arco? Perché si consente ancora oggi ai mafiosi di essere attori privilegiati delle feste? Io questo non lo comprendo. Lo posso spiegare con la vigliaccheria dei preti? Non credo. Oltre a preti vigliacchi non c'è stata mai un'indicazione precisa della Chiesa che di fronte a fatti così eclatanti avesse impedito l'organizzazione di queste feste religiose. Se in alcuni comuni meridionali, in comuni di Mafia, di Camorra e 'Ndrangheta, la Chiesa avesse avuto il coraggio di non far dirigere le feste religiose ai mafiosi, forse oggi non saremmo in queste condizioni. Il servizio è stato realizzato da Giulio Ferrante. Un saluto da Blogos Web Radio, www.ilblogos.it. Yeah.